Ogni giorno, immergersi nella realtà che ci circonda significa sintonizzarsi con l'energia vibrante che permea ogni parte del nostro universo. Tutto è energia, tutto è movimento. E questa energia ci attraversa e ci connette in modi che spesso non possiamo vedere, ma possiamo certamente percepire e sentire. Chi siamo noi? Se non vibrazioni, movimento. Ogni cellula nel nostro corpo, ogni pensiero nella nostra mente, ogni emozione che sentiamo, tutto vibra a una frequenza unica. Siamo in costante sintonia con il mondo intorno a noi, con il mondo dentro di noi. Questa sinfonia, questa danza di frequenze, crea la nostra realtà. La bellezza di questa legge della vibrazione è che possiamo diventare consapevoli e attivi, partecipanti in questa sinfonia. I nostri pensieri, le nostre emozioni, le nostre azioni, tutto contribuisce alla nostra frequenza vibrazionale. Ecco perché il nostro stato interno è così cruciale. Ciò che pensiamo e sentiamo crea un campo energetico intorno a noi, che a sua volta attira e crea esperienze nella nostra vita. Immaginate. I vostri pensieri sono come note in una melodia e la vostra frequenza vibrazionale è la tonalità di questa melodia. Quando sintonizzate il vostro strumento interiore alla frequenza del vostro cuore e dei vostri sogni, la melodia diventa armoniosa e coinvolgente. Ecco perché è così essenziale curare i vostri pensieri, le vostre emozioni e i vostri desideri. La consapevolezza di questa legge della vibrazione è un potente strumento per plasmare la vostra realtà. Immaginate che ogni pensiero positivo che coltivate sia una nota armoniosa, che si unisce al coro dell'universo. E ogni volta che coltivate gioia, amore e gratitudine, la vostra melodia personale diventa più luminosa e radiante. Siate intenzionali nei vostri pensieri, nella vostra energia e nell'energia che attirate nella vostra vita. Sappiate che siete artisti e musicisti della vostra realtà e la vostra frequenza vibrazionale è il vostro strumento. Ogni giorno cercate la connessione con voi stessi, con il vostro corpo interiore. Questa pratica vi renderà più forti, più consapevoli e in sintonia con la melodia dell'universo. Ricordate sempre, siete parte di un'orchestra cosmica e le vostre vibrazioni influenzano l'intero spettro dell'esistenza. Create armonia nella vostra vita. Lasciate che la vostra frequenza personale risuoni con amore, gioia e gratitudine. E così, insieme, possiamo contribuire a rendere il mondo un luogo vibrante e appassionante. Grazie per aver ascoltato queste parole. Vi invito ad abbracciare la vostra energia, a lasciare che la vostra melodia personale risuoni e a creare una realtà di bellezza e ispirazione. Grazie. Se questo video ti è piaciuto, metti un like, condividi ed iscriviti al canale. E ti aspetto per il prossimo video. Ciao, grazie. Siamo qui riuniti oggi per parlare di un argomento cruciale. Come affrontare situazioni in cui ci sentiamo mancare di rispetto in pubblico? Come rispondere a battute sgradevoli che ci fanno sentire inferiori agli altri? So che tutti noi abbiamo attraversato momenti in cui ci siamo sentiti umiliati o sottovalutati. Ma ho una notizia per voi. Possiamo imparare a gestire queste situazioni, a ottenere il rispetto che meritiamo. Mi piace pensare a queste situazioni come sfide, opportunità per dimostrare il nostro valore e la nostra forza interiore. Spesso, quando qualcuno ci manca di rispetto, non è perché ci odiano o ci disprezzano.
Spesso perché vogliono sentirsi superiori, cercando di emergere a nostre spese. Ma noi possiamo cambiare questa dinamica. Possiamo decidere di non tollerare il mancato rispetto e di imporre il rispetto che meritiamo. Ecco come farlo. Innanzitutto, è fondamentale causare una buona prima impressione. Quando incontri qualcuno, alzati e guarda negli occhi quella persona mentre la saluti. Questo gesto può fare la differenza, mostrando che non ti sottometti e che hai fiducia in te stesso. Quando sei in pubblico e qualcuno ti interrompe, fissa quella persona intensamente con uno sguardo serio. Questo atto farà capire a chi interrompe che stai ascoltando, che meriti rispetto. Chiedi più educatamente di poter continuare la tua frase. Questo ribalterà la situazione e farà sì che quella persona si renda conto del suo atteggiamento. Nelle situazioni in cui qualcuno cerca di umiliarti con una battuta, usa la tua intelligenza emotiva. Non reagire immediatamente. Fai finta di non aver capito e sentito la battuta. Poi chiedi di ripeterla. Questo metterà a disagio la persona che ha cercato di darti addosso e dimostrerà che la sua battuta non ti ha toccato minimamente. Ecco un trucco psicologico interessante. Quando qualcuno cerca di provocarti, cambia argomento in modo inaspettato. Fai una domanda o un commento che non ha nulla a che fare con la situazione. Questo spiazza chi cerca di provocarti e mostra che non sei disposto a giocare il suo gioco. E infine, ricordate che non siamo obbligati a tollerare il mancato rispetto. Se vedete che le persone non rispettano la vostra presenza, abbiate il coraggio di ritirarvi. È meglio essere un'assenza apprezzata che una presenza sminuita. Ricordate, ogni sfida è un'opportunità. Possiamo imparare a gestire queste situazioni con grazia e assertività. Non dobbiamo accettare il mancato rispetto. Possiamo imporre il rispetto che meritate e guadagnare l'ammirazione degli altri. Quindi vi invito a prendere queste parole a cuore e a mettere in pratica questi consigli. Non lasciate mai che qualcuno vi faccia sentire inferiori. Siate forti. Siate sicuri di voi stessi e otterrete il rispetto che meritate. Metti un like e condividi il video. Ciao, grazie. Quando lo fai 3 volte, è finalmente tuo. Capite? Sentite la forza di queste parole. È un mantra che risuona nell'aria, una melodia che ci guida. Non è solo una formula, è un richiamo, un'invocazione alla determinazione e al cambiamento. È il grido della fiamma che arde dentro di voi, il richiamo di ciò che volete veramente dalla vita. Immaginate, se volete davvero qualcosa, se bramate un cambiamento, se avete un obiettivo che vi sembra inarrivabile, non pensate che sia un percorso agevole. Non lasciatevi ingannare da chi minimizza i vostri sogni. Vivete il vostro sogno. Trasformate voi stessi. Superate le avversità e le abitudini negative. È un vero e proprio campo di battaglia. Ma sapete una cosa? È su questo campo che si forgiano i campioni, dove nacquero i successi epici. E ora, ecco la domanda che dobbiamo porci. Come possiamo coltivare e nutrire questa fame, questa brama di realizzazione? Quali sono i segni distintivi di chi ha fame? Siete pronti a scavare profondamente, a scoprire i segreti dell'anima affamata? È qui che comincia la grande avventura. Perché per avere fame, per avere veramente fame, la prima cosa che dovete fare è dedicarvi a voi stessi. Questo è il punto di partenza. Immaginatevi come un campo di battaglia interno, dove le voci dell'autodubbio
e della negatività cercano di sopraffarvi. Ma oggi, ora, è il momento di alzarsi, di dire basta a quelle voci. È l'ora di abbracciare il vostro potenziale. Ricordate quel momento in cui vi siete scontrati con il vostro peggior nemico, voi stessi. Quel momento in cui avete affrontato la paura di fallire, la paura di non essere all'altezza, quella voce interiore che vi diceva non puoi farcela. E voi l'avete zittita, avete rifiutato di cedere. È così che si inizia a costruire la strada verso i propri sogni. E qui veniamo alla verità fondamentale. Dovete vendere voi stessi. Non intendo con denaro, ma con la convinzione nelle vostre capacità. Vendete ogni giorno la vostra fiducia nel vostro potere di realizzare il vostro obiettivo. Vendete la vostra determinazione, la vostra dedizione, la vostra anima guerriera che si alza al mattino e dice: eccomi, oggi è il mio giorno e nulla mi fermerà. Vi siete mai trovati in quella situazione in cui sembra che tutti abbiano perso la fede in voi? Vi siete sentiti sconfitti, stanchi, ma avete resistito? Ricordate quella volta in cui avete perso 10 volte di fila, ma avete continuato a lottare fino alla vittoria? È lì che nasce il coraggio, nella determinazione di non arrendersi mai, nella consapevolezza che la partita non è finita finché voi non dite che è finita. Ora ascoltatemi bene, perché questa è la verità che vi cambierà la vita. Se volete realizzare i vostri sogni, se volete raggiungere le stelle, dovete agire. Non importa quante volte siete stati sconfitti, quante volte avete fallito. Il passato non ha più potere su di voi. Siete stati risorti a una nuova consapevolezza, a una nuova vita. E ora è il momento di alzarsi con il rinnovato coraggio. Quindi vi chiedo, quanto tempo avete? Non siate ingannati dal senso di eternità. Il tempo è un dono fugace e ogni giorno che passa è un giorno in meno. Non sprecate più tempo. Non permettete che la paura o l'incertezza vi trattengano. Vivete ogni momento come se fosse l'ultimo. Dategli valore e significato. E ora, un'altra verità che dovete abbracciare è questa. La vostra parola è sacra. La vostra parola è sacra. Quando promettete, quando vi impegnate, mantenete la promessa. Non fate promesse vuote. Non disperdetevi in parole senza significato. Siate l'esempio della vostra stessa integrità. Parlate e vivete con passione, con autenticità, perché ogni parola che pronunciate definisce chi siete. E alla fine, ricordatevi che la vostra strada non è quella già percorsa, è quella che dovete aprire voi. Non seguite la massa, non temete la solitudine del pioniere. Lasciate che il vostro cammino sia segnato dalle vostre impronte, dalle vostre strisce, dalle vostre scelte audaci. Quindi vi sfido. Quando vi sentite sfiduciati, quando sentite che il mondo intero è contro di voi, alzatevi. Alzatevi con la forza di chi ha fame, con il coraggio di chi non si arrende. Alzatevi e trasformate i vostri sogni in realtà. Un passo alla volta, una sfida alla volta. Ricordate, una volta che lo farete 3 volte, sarà finalmente vostro. E vi dico, in quel momento la vostra gloria sarà eterna. Non permettete mai a nessuno, neppure a voi stessi, di dirvi diversamente. La vittoria appartiene a chi ha fame, a chi lotta, a chi non si arrende. Ora, alzatevi e cominciate il vostro viaggio verso la grandezza. La strada potrebbe essere difficile, ma ogni passo vi avvicinerà al vostro sogno. Non dimenticate mai, non è finita finché voi non dite che è finita. Grazie. Mettete un like e iscrivetevi al canale per ricevere l'avviso dei prossimi video. Ciao.